Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Il sindaco Fabrizio Innocenti a rappresentare l'amministrazione per questa importante inaugurazione, dalle sue parole anche un pizzico di nostalgia per quando, qualche anno fa, anche lui calpestava questa palestra che era ben diversa però. Infatti questa palestra mi ha visto appassionare la pallavolo del Borgo, dove giocavano tanti ragazzi più bravi di me, più giovani. E da quel momento, si parla del 75, 76, 77, mi innamorai, tant'è che nel 78 sono diventato presidente. E questa palestra era le sfide della domenica mattina, perché le squadre si filavano qua e c'era veramente tensione, agonismo, ma tanta sportività. Il sindaco ha fatto anche ripetutamente i complimenti ai tanti studenti qui presenti, è importante anche per loro. Ma devo dire che vedendo tutti questi bambini ormai da anni, anche per frequentazioni che ho avuto in ambienti simili, devo dire che ho trovato una scolaresca molto disciplinata, attenta alle parole che abbiamo detto, quindi ho fatto i complimenti a loro, perché poi i bambini di questa età è difficile anche dominarli, diciamo, tenerli, ma anche ai maestri e agli istruttori che l'hanno veramente messi in condizioni di essere attenti, disciplinati e rispettosi di chi parla. L'assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi, un momento importante perché questa è una palestra, possiamo definirla veramente storica della città. Sì, è una palestra proprio simbolo della città, era ridotta in uno stato che diciamo non era adeguato alla dignità di questo luogo, e i lavori sono partiti con la vecchia amministrazione, io ero assessore ai lavori pubblici e quindi sono particolarmente soddisfatto per aver portato a termine una ristrutturazione totale dal punto di vista sismico, energetico e ovviamente impiantistico. Questa palestra non solo è stata rinnovata ma è stata aperta, diciamo, alla città, perché prima era legata esclusivamente al plesso Collodi, quindi alla scuola elementare. Adesso invece abbiamo costruito un blocco spogliatoi e sarà fruibile anche dalle associazioni sportive, in particolar modo dalla pallavolo, e quindi è una struttura sportiva che si inserisce nell'offerta attuale che abbiamo a San Sepolcro e rappresenta un tassello molto importante. Nel suo complesso io esprimo molta soddisfazione per questi investimenti importantissimi che stiamo portando avanti sull'edilizia scolastica. Ricordo che abbiamo ampliato tutto il plesso Collodi con una nuova ala, un auditorium, degli spazi esterni, quindi un impegno dell'amministrazione serrato e molto serio, con ingenti investimenti, perché l'edilizia scolastica rappresenta il luogo dove cresce il nostro futuro, dove crescono i nostri bambini, i nostri ragazzi. È anche un dovere morale che ci siamo sempre sentiti, oltre che politico, quello di portare avanti un piano di ammodernamento, ristrutturazione e messa in sicurezza delle nostre strutture scolastiche. Con il professor Claudio Tomoli, dirigente scolastico. È una cosa molto importante perché ci permette di utilizzare una struttura interna alla scuola, per cui i ragazzi da questo momento in poi hanno la possibilità di poter svolgere quelle attività didattiche e sportive all'interno di una struttura ben fatta. In più, dall'anno prossimo, che è previsto fra le altre cose l'inserimento di un docente di educazione fisica per le classi quinte, è ancora di maggiore importanza avere una struttura del genere. Nonché l'importanza di questa struttura non è solo da un punto di vista scolastico, ma anche per tutta la popolazione, perché quando non vengono utilizzate dalle scuole, queste strutture sono a disposizione delle società sportive. Riccardo Pieracci, vicepreside di questa scuola, ha sottolineato l'importanza dello sport per quanto riguarda la crescita dei bambini. Ci crediamo molto su questa iniziativa e sicuramente lo sport rientra, è una dimensione importante nella crescita del bambino, sia nello spazio educativo della mattina sia nelle attività che verranno poi riservate alle attività sportive il pomeriggio. Quindi questo spazio sicuramente sarà un momento importante e un luogo importante per tutta la comunità scolastica e non. Quindi ringraziamo veramente per questa opportunità e per questo che ci viene dato oggi in mano. Quindi ringraziamo veramente tutti coloro che hanno contribuito a questa realizzazione.
Alessandro Celli, presidente della New Volley Borgo San Sepolcro, ha ufficialmente ritirato dall'amministrazione, anzi dal sindaco in persona, le chiavi di questa palestra. Sì, effettivamente aspettavamo tanto da questa inaugurazione di questa palestra. Effettivamente avevamo veramente bisogno, come ho detto prima, e abbiamo dei numeri che ci permettono di utilizzare anche un'altra palestra, quindi grazie all'amministrazione, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione e alla messa in sicurezza di questa palestra. Dunque un momento importante per le formazioni, soprattutto forse più importanti, quelle giovanili. Sì, il futuro, come dico sempre io, sono i giovani, e quindi qui possiamo veramente fare qualità, quantità, quello che ci permetteranno i numeri di poterlo fare. I giovani sono il futuro delle società. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.